Per la Toronto Italia contro il Friuli nella prima partita delle due squadre valida per la Coppa NSL edizione 1990. Risultato ineccepibile che sottolinea anche il divario tecnico tra le due formazioni. Le zebrette friulane, che nel primo tempo non si sono viste, hanno resistito agli attacchi degli azzurri per 40 minuti, ma inevitabilmente sono capitolate prima del riposo, quando un errore di Mauro Ongaro permetteva a Santo Cesario di realizzare indisturbato l'1-0. Nella ripresa la partita diventava più interessante, con il Friuli che andava vicinissimo al gol in contropiede in più di un'occasione e la Toronto Italia che andava ripetutamente in gol con Salguero, Valente e Giordanoschi. Intanto venerdì sera nei saloni della Famè Furlane si è tenuto un gran gala per onorare Edinho, il famoso libero della nazionale brasiliana, ingaggiato dai Toronto Blizzard e che ha militato per diverse stagioni in Italia nelle file dell'Udinese. L'Edinho Night, organizzata dai Blizzard e dal Friuli Football Club, ha attirato quasi 400 persone. Nel corso della serata si è tenuta una simpatica asta con in palio tra l'altro la gloriosa casacca carioca di Edinho. Inoltre scambi di doni tra il club friulano, Blizzard e l'asso sudamericano. Presentate infine le due squadre con i nuovi giocatori. Presentata ufficialmente in settimana la nuova squadra Toronto Jets 90.